Mio papà ha acquistato il primo Neoplan, poi un secondo, poi ci siamo orientati appunto sui Man Lion Coach e adesso, proprio per festeggiare i 50 anni, abbiamo creduto che fosse opportuno riprendere un Neoplan e dedicarlo a lui, che non c'è più. Mio papà aveva questa intenzione di scrivere un libro sulle sue avventure, chiamiamole, su strada, e aveva iniziato questo percorso, ma non ha fatto in tempo a realizzarlo, purtroppo. Di conseguenza a noi sono solo rimaste le cose che lui ha scritto. Questa decorazione è stata un'idea che mi è venuta di realizzare proprio la grafica di questo autobus dedicandola a lui con questi particolari pensieri che lui aveva scritto e così almeno in qualche modo l'abbiamo pubblicato. Sono stata introdotta in azienda pressoché ragazzina e adesso con me ci sono le mie figlie, Lisa, che è anche autista di autobus, e Alice, che invece lavora con noi in ufficio. È un momento di grande difficoltà per tutto il nostro settore, il turismo non c'è proprio più, è scomparso. Noi abbiamo una piccola nicchia di lavoro con importanti realtà locali, che ci danno la possibilità di far lavorare anche i nostri colleghi, però in maniera molto riduttiva, in quanto per ora, diciamo, si può lavorare più che altro in Italia, perché all'estero ci sono proprio delle difficoltà, tutte le burocrazie che dobbiamo ri rispettare, che prima non avevamo, e è diventato tutto molto più difficile.